Pietrella ancora per Domizzi, larga per Montanari. Ottima la palla di Montanari ed il colpo di testa di Romaschi. Bellissima l'azione dell'Elvia Recina. Non proprio un'azione di contropiede, ma comunque la possiamo definire una ripartenza. Cerca di liberarsi Santoni in mezzo a tre, non ci riesce. La palla è lunga per Di Crescenzo. Di Crescenzo. Bellissima l'azione di Marco Di Crescenzo. In profondità riesce a liberarsi di Mengo. E fa partire un fendente che si infila proprio sotto la traversa. Larga su Polinesi. Polinesi ora in mezzo cercando dell'Aquila. Beh, sciocco, davvero sciocco l'intervento di Scoccia con le mani addosso a Di Francesco. Calcio di rigore per gli ospiti alla battuta dell'Aquila. Tiro e rete. Conclusione violenta centrale. Non è bella la posizione di Sidori contro Sole, potrebbe essere infastidito dal Sole che è posizionato proprio davanti a lui. È dell'Aquila che va alla battuta e infatti la palla entra e non sembrava irresistibile. Tenta il dribbling Pietrella, serve Romaschi, entra in area di rigore Romaschi. Mette la palla a centro, ottima l'azione di Romaschi sulla fascia sinistra, palla a centro e doppietta personale di Di Crescenzo, che non vuole essere da meno di bomber dell'Aquila e timbra il cartellino. Ma dobbiamo dire la verità, questa volta è eccezionale l'azione di Romaschi, che mette una palla pericolosissima a mezzo metro dalla linea di porta e Di Crescenzo è stato costretto a realizzare di che divertirsi. Ora errore di Ballini che poi commette anche una piccola trattenuta. Calcio di rigore al 41esimo, calcio di rigore che andrà a battere ancora dell'Aquila per la tripletta personale. E realizza a un minuto dal termine dei minuti regolamentari, si porta ancora in parità il Trodica 3-3, secondo calcio di rigore, obiettivamente questa volta non ce l'aspettavamo.